Sono passati la bellezza di 10 anni di Elder Scrolls Skyrim 2011-2021 ed è uscita una nuova versione, ulteriore versione, l'Anniversary Edition, che comprende praticamente tutto quello che potete immaginare di questo gioco per 10 anni, tra le mod, pacchetti sulle lingue, una marea di roba. E tra l'altro si spera che dopo questo magari annunceranno il 6. Noi lo proviamo su PC. Tra l'altro poi abbiamo anche riconoscimento delle mod, ce ne sono tantissime. Facciamo una nuova partita qui. Credo la prima volta di averlo giocato. Tra 360, può essere, ma non mi ricordo. Ci dovrebbe essere anche una miglioria della grafica. Vabbè, adesso si Ehi, vede. tu, finalmente hai aperto gli occhi. Stavi cercando di attraversare il confine, vero? Aspetta, forse devo mettere. Penso di Anche aver noi messo i siamo finiti sottotitoli. dritti in quell'imboscata imperiale, proprio come lui. Ah, come non hai messo i sottotitoli? Andava tutto bene prima del vostro arrivo. Ora ci sono. Nell'impero regnavano pace e tranquillità. Se non ti stavano alle costole, avrei potuto rubare quel cavallo ed essere già a metà strada per Hammerfell. Ehi tu, noi non dovremmo essere qui. L'impero vuole questo manto della tempesta. Ormai siamo tutti fratelli e sorelle in catene. Silenzio là dietro! E lui che problema ha, eh? Tieni a freno la lingua. Stai parlando di Ulfric Manto della Tempesta, il legittimo re dei re. Ulfric, lo Jarl di Windel. Sei il capo della ribellione. Ma se ti hanno catturato, oh dei, dove ci stanno portando? Non so dove stiamo andando, ma Sovngarde ci attende. Non può essere vero. Non può! Ehi, ladro di cavalli, da quale villaggio provieni? Perché me lo chiedi? Gli ultimi pensieri di un Nord dovrebbero essere rivolti alla sua casa. Rorikstad. Io vengo da Rorikstad. Generale Tullio, signore! Il boia sta aspettando! Bene, vediamo di concludere. Shor, Mara, di Bella, Kinaret, Akatosh, divini, aiutatemi! Il bello di avere poca memoria è che... Guarda il governatore militare, il generale Tullio. A quanto pare i Talmor sono con lui. Maledetti elfi. Scommetto che c'entrano qualcosa. Comunque le luci sono impressionanti, eh. Prima non si vedeva una mazza. Che braccio che c'hai? Cioè la faccia è un po' spaventata, non ti preoccupare. Questa è Elgen. Un tempo c'era una ragazza qui che mi era molto cara. Chissà se Vilod fa ancora quell'idromele con dentro le bacche di ginepro. Uffo, no? Da ragazzo le mura e le torri imperiali mi facevano sentire al sicuro. Meglio che entriamo. Secondo me del percorso. È bello notare come... Non è cortese fare attendere gli dèi. No, aspettate, non siamo ribelli. Affronta la morte con coraggio, brigante. Brigante. Devi dirglielo, non eravamo con te. Questo è un errore. Andate verso il ceppo quando diciamo il vostro nome. Uno alla volta.
L'impero adora le sue stramaledette. Ulfric Manto della Tempesta. Sulla destra. È stato un onore, Jarl Ulfric. Ma c'è questo davanti, non vedo bene, non abbiamo la visuale. Lokir di Rorikstead. Non voglio. Sono un ribelle, non potete farmi questo. Alt! Non voglio morire. Arcieri! Qualcun altro vuole discutere? Aspettate. Ehi, tu, vieni avanti. Sì, vieni avanti, cretino, come si chiama? Chi sei? E chi sei? Allora, sicuramente non sono questo. Allora, mi piacerebbe tanto mettermi qui a fare il personaggio. Però vi dico la verità, guarda qui, c'è tanto e tanta di quella roba che hanno aggiunto che veramente, madonna mia, darebbe modo di perdere ore e ore. Questo è fantastico, conosciuto come elfo alto. Io mi pare che scelsi l'elfo, anche se l'elfo del boschi. Edgar. Orco? Ma sì, facciamo l'orco. Corpo? No. Modelli preimpostati. Questo mi piace. Allora ci mettiamo così. Vai la pelle. Peso. Fammi un po' più leggero, se no non vai mangiare. Testa. Carnagione. Che sporco. Non tanto. Colore sporco no. Cicatrici. Qualcuno la mettiamo. Abitudine di guerra. Mi sembra eccessiva. Colore dell'abitudine di guerra. Mi piace questa. Volto tipo di naso no. Altezza, larghezza, profondità della mascella, altezza. Colore dei zigomi qua. Mi perdete tutto. Ah, stiamo giocando col pad, eh. Quindi tranquilli. Occhi. Sempre una marea di roba. Sopracciglia lasciamo sempre così, visto che decidiamo di restare. Forma della bocca la faccio un po' più piccola, perché non era. Capelli, fammi avere se mi no, anche perché vi ricordo sempre che dobbiamo fare e rappresentare con onore il nostro Robertino. E li facciali. Forse. No, mi rende troppo sofisticato. Forse era meglio prima. Meglio questo, sì. Meglio questo, sì. Colore dei capelli. No, sul biondo no, andrei più sul bianco sinceramente, sì, mi piace questo. Fatto, razza orco, penso che ci siamo, quindi sta bene così. Amica mi hai cambiato, no. Confermare e dare il nome. E vediamo se ci chiami Robertino. Orco, come sei finito qui? Vieni da uno dei feudi? Capitano, cosa facciamo? Non è sull'elenco. Non mi importa se non è sull'elenco. Finisce sul ceppo come gli altri. Ai tuoi ordini, capitano. Mi dispiace. Faremo in modo che i tuoi resti ritornino a Ursinium. Segui il capitano, prigioniero. Questo mi è simpatico. Ma che vado, lo ammazziamo per ultimo, eh. Della tempesta. Qualcuno qui a Elgen ti chiama eroe, ma un eroe non usa un potere come quello della voce per uccidere il suo re e usurparne il trono. Tu hai scatenato questa guerra, hai gettato Skyrim nel caos e ora l'impero ti sconfiggerà per riportare la pace. E toglietegli almeno la benda. Cos'è stato? Oh, mi ricordo sta scena. Niente, sì, il Generale Tullius.
mostrate loro gli ultimi riti. Raccomandiamo le vostre anime ad Aterius. Che le benedizioni degli sì, da giocare sulla 360. Fa silenzio e facciamo la sale della terra come desideri. Coraggio, non ho tutta la mattina. I miei antenati mi sorridono benevoli, imperiali. Potete forse dire lo stesso? Oli! Bastardi imperiali! Giustizia! Morte ai manto della tempesta! Spavaldo nella morte come in vita. Datemi l'orco! Immolo, lo hai sentito? Eh sì. Il prossimo prigioniero, ho detto. Lo ceppo, prigioniero, è niente scherzi. Sarà capito che ti eravamo simpatici, proprio assai. Buonasera. Almeno pulite prima, cioè. Ho visto un uccellino dietro, Un uccellino. Spinelle, cosa vedete? Un drago. Come? Sì, ti seguo. Le leggende non bruciano i villaggi. Ragazzi, è roba mia, Su per la torre, avanti! Sì, chi va avanti? Vai tu? Vai tu. Ma c'è qualcuno che ha perso un'arma, una spada, un bazooka, niente. Vai avanti. Vabbè, ho capito, vado avanti. Porca di quella miseria, maledetta, mannaccia. Oh, fuoco di pizza. Aspetta, che è successo? Dove siamo finiti? Dall'altra parte. Salta sul tetto e continua a correre. Va, arriveremo appena possibile. Madonna mia. Oh, ce l'ho fatta. Arriveremo il prima possibile. Vorrei guardarmi intorno nella speranza di becchiare qualcosa. Comunque spettacolare, c'è una grafica bellissima, ce l'hanno migliorata tantissimo. Io poi è parecchio che ricordo più la vecchia. Oddio mio. Ancora vivo, prigioniero. Sta vicino a me se non puoi morire. Gunnar, prenditi cura del giovane. Io devo trovare il generale Tullius e unirmi alle forze di difesa. Ma dai la spada. Che gli dei ti guidino. No. Resta vicino alla parete. Se mi dai un'arma. Porca miseria. Si è incastrato con l'ala, hai visto? Allora, se fanno il 6 io non so che cavolo vogliono realizzare. Ma quei soldi pure di Microsoft. Faranno l'impossibile, bravo con le frecce, cioè sicuramente molto male. Entra nella fortezza. Ok. Ragazzi, non mi sembra il caso, sinceramente, di litigare, però. Pare siamo gli unici superstiti. Era davvero un drago. Il precursore della fine dei tempi. Ah, pensavo mi facessi la dichiarazione d'amore. Dobbiamo muoverci. Sì. Vieni, fammi vedere se riesco a liberarti. Ah, perché io sono. Ecco fatto. Da un'occhiata in giro, dovrebbe esserci parecchia roba tra cui scegliere. Io vado a vedere se riesco a trovare qualcosa per queste bruciature. Sì. Una corazza, spada di ferro, stivali, chiave della fortezza, ok. È meglio indossare quella corazza. Viene anche un paio di pendenti con quella spada. Sì, momento. Sì, stai calmo.
Allora, stai calma. Allora, questa è per l'abilità, ma non credo che possa fare niente. Forse di qua. Abbiamo detto statistiche, missioni, combattimento, magia, creazioni, crimine, missioni, nemmeno. Non puoi aspettare. Allora, aspetta un attimo che mi devo un attimo. Allora, abilità, oggetti, penso. Ok. Armi. Ok. Premi X per impugnare l'arma. Allora, un momento, stai calmo. Abbiamo detto questo. Vestiario. Corazza. Stivali. Meglio questi. L'unica no. Mettiamo questa. Non c'è pantaloni praticamente. C'è la chiave. Vabbè. Aspetta, che deve essere che c'è qualche altro baule. Eccovi. Elmo e oro. Nessun oggetto. Giustamente noi lo apriamo. Perché siamo furbi. Questo è quello che abbiamo aperto. Eh sì. La scopa non ci serve. Perfetto. Posso mettere anche l'elmo. C'è la visuale in terza persona? Mi pare di no, mi pare. Sì. Non so se giocarlo in terza persona. Vabbè, scrivetemi sotto nei commenti se preferite la terza persona o la prima persona. A me non mi fa differenza. Ma chi parla? Porca miseria. Zitto, che Vediamo se pensa? riesco ad aprire quella porta. Allora, prendiamo questa corazza. No, no, non penso che si vede. Se c'ha oro lo prendo, guanti nemmeno, quindi no, 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 no. Cioè, se no che ci vestiamo da. Dai. Allora, un momento, allora, non mi dà fretta, fammi mettere gli oggetti, un momento. Allora, armi. Prendo questa, ne tengo due uguali, tra parentesi, vabbè. Vestiario, abbiamo corazza 23, che schifo, quindi era meglio, meglio la nostra, praticamente. Fermo. Fasce di piedi. Guanti non ce l'ho, mi pare, no. Stivali, pelliccia. Intimina, praticamente era meglio quello che. Vabbè, allora, lasciamo sta roba, eh. Fa schifo, praticamente. È meglio quello che avevamo, eh. Continuiamo ad avanzare. Sì. Però che sei il capo, chi l'ha deciso, scusami. Non vai neanche avanti perché ti spaventi. Erba. Dobbiamo capire come si. Ecco. Maledizione, quel drago non si arrende facilmente. Cosa stai facendo? Dobbiamo andarcene da Engen, subito! Questi imperiali tengono delle punte. Da dove arrivo? Da qui. L'ho mancato? Vai, nel rene proprio. Un vecchio deposito. Vedi se riesci a trovare qualche Allora, lucciolo. martello di ferro lo Eccoci. prendo, magari lo buttiamo. Corazza 23, la stessa robaccia di prima. Questo ce ne abbiamo 60, non mi sembra il caso. Ascia 18, ascia di guerra di ferro, ma sempre la stessa, penso, eh sì. Non ho capito che cosa vuoi, però. Raccogli coniglio. Raccogli coniglio. Che c'è qua dentro? Pozione. Ok. Prendo un cesto, magari ci può servire. Niente. Vado. Abbiamo finito.
Sì. Questa parte. Continua a dirti che sei un... della tortura. Vorrei che non ce ne fosse. Sentite. Voi altri siete arrivati giusto in... Lo spadone me lo prendo, eh. Questi ragazzi sembravano un po' turbi. Martello di ferro. Come stavo intrattenendo i loro compagni? Non lo sai, un drago sta attaccando. Duelge. Libero il sangue di drago. Drago, su via, non dire assurdità. Anche se ripensandoci ho sentito degli strani. Allora, questo non mi ricordo, mi pare che... Scassinare, ok? Mi pare che più o meno qualcosa me la ricordo, eh. Era un po' tipo la... Fallout. Vieni con noi, dobbiamo uscire da qui. Non ha alcuna autorità su di me. Oh, cappuccio, ma dove... C'ha più 30 di... magia, rigenerazione della magia. Questi penso... Valore, eh. Ce li prendiamo, magari ce li vendiamo, eh. Prendi tutte le mie cose, per favore. Prendi quello che puoi e andiamo. Sì, aspetta un attimo perché può essere qua dentro c'è qualcosa. C'è lo scudo che lo prendiamo, magari... Sinceramente è anche più divertente. Mazza di ferro. Sì, allora dobbiamo fare una cosa. Potremmo... Mazza di ferro, no? Mazza di ferro, mazza di ferro. Martello, c'è il pugnale, bestiario, ok, ma mi serve forse qualche altra cosa per combattere, ascia, no, così posso combattere, dai. Arrivo, Occhio. All'amico tuo sta avanti? Molto avanti? Questi sono morti, penso, eh. Chi va avanti? Mandate me avanti? Dove mai dovremmo andare? Vedete l'atmosfera? L'atmosfera è fantastica. Ciao, buonasera. Che? Ma non capisco. Allora. Dove stai? Scomparsa, non la vedo più. Ma è caduta, penso. Secondo me non colpiamo bene con quest'arma, eh. Comunque sì, l'ho colpita, eh. Devo cambiare arma perché sennò facciamo schifo comunque. C'ha uno spadone, corazza 23, è sempre lo stesso. Ma siamo vestiti tutti quanti uguali. No, non mi piace, allora. Cambio oggetto. Forse è meglio spadone, eh. 17, no. Andiamo a prendere l'arciere, va. La faremo finita. Andiamo. Un bacetto gli abbiamo dato. Lo scudo me lo prendo perché è meglio di quello che abbiamo. Le frecce pure, la corazza se non abbiamo sbagliato, mazza di ferro e arco. Noi tra un po' arriva al massimo, eh.
Ragazza, forse era meglio quella che avevamo prima. Vabbè. Arrivo, eh. Dove porta? Vediamo dove porta, dai. Credo di qua. Ma l'amico nostro è morto. Cioè, eravamo tre, ma siamo due. Lo sbaglio. Aia, aia. Porca di quella. Il tuo vigore è basso e potresti non essere in grado di bere una pozione. Bene la pozione, secondo me. Allora, tra le abilità che c'ho, non c'ho niente ancora, penso. Evocazione, illusione, alchimia, furtività, armatura leggera. No. Aspetta, vedete un attimo se posso tra gli oggetti. Ok. Me ne fate ammazzare tutti quanti a me, bastardo. Ragno congelante e veleno ce lo pigliamo, eh. Mi sa che è meglio che non li colpiamo quelli, eh. Vediamo se c'è qualcosa qua sopra. No, non c'è sta niente. Ci dovrebbe essere una porta, eh. Andiamo. Vedete, per me l'atmosfera è fantastica. Qui là. Meno male. Artiglio e pelliccia. Che è successo? E chi ha pestato, scusami? Allora, abbiamo preso i ragni, abbiamo trovato... penso che... Guarda che mo sto scendendo, eh? Questa sembra essere l'uscita. Stavo iniziando a chiedermi se l'avremmo mai trovato. Grazie a mille, trovato. La sopravvivenza aggiunge la necessità di mangiare, dormire e restare al caldo. Inoltre introduce altre sfide come assenza di viaggio veloce, peso trasportabile ridotto e aumento di livello solo dopo aver dormito. Con tutta la sezione modalità di sopravvivenza, vabbè, attivare la modalità sopravvivenza. Puoi attivare o disattivare la modalità sopravvivenza in qualsiasi modo. Attivare, sì. Stai trasportando troppo peso, infatti. Qui l'aria è calda, vabbè, capito. Allora, Jet, quanto stiamo? Ce beh, ma poco però, ce n'è che... Quindi, tipo, una di queste la lasciamo. L'arco no, le frecce nemmeno, il martello nemmeno, mazza di ferro 17-20. Ci ha tolto parecchio, però. Bestiario. Scudo di ferro. Scudo di cuoio, ok. Tunica grezza, pesa 1, capirai. Cappuccio... Questo non credo che lo... Ok, pensa che sta bene così, dai. Pare che stavolta sia morto davvero. Non credo però che dovremmo rimanere nei paraggi per vedere se ritorna. La città più vicina è Riverwood. Mio zio fa il fabbro lì. Sono sicuro che ti aiuterà. Probabilmente è meglio se ci dividiamo. Buona fortuna. Oggi non ce l'avrei fatta senza di te. Bravo, lo sai, perché praticamente ho salvato la vita parecchie volte. Vabbè ragazzi, scrivetemi sotto nei commenti che cosa ne pensate, se conoscete il gioco, ma credo veramente proprio di sì. Se ci avete giocato,
Questo non lo so, perché secondo me parecchie persone non ci hanno giocato. Ci vediamo al prossimo video. Bye.